Momento ben ritrovati con 7 in punto, ancora una volta si parla di referendum del prossimo 17 aprile, tempi molto stretti per pronunciarsi sull'abrogazione della legge sulle trivellazioni. E con l'occasione abbiamo due ospiti per parlare delle ragioni del sì. Diamo il buongiorno innanzitutto a Roberta Radic, ben trovata. Grazie, buongiorno. Esponente del coordinamento nazionale No Triv, che sostanzialmente ha spinto per questo referendum inizialmente, e del comitato Vota Sì per fermare le trivelle. Esatto. Visto che ha spinto fin dall'inizio, diciamo come è cambiato questo referendum Questo referendum, a cui andiamo a certo. approcciarci. Questo referendum è cambiato molto nel corso di questi mesi. E è partito da un appello appunto del coordinamento nazionale No Triv a tutte le regioni italiane, due volte, è stato fatto a maggio, poi a settembre, 10 regioni italiane per la prima volta nella storia della Repubblica hanno recepito questo appello. Come da Costituzione sapete che questo è possibile, perché c'era l'urgenza di depositare i quesiti entro il 30 di settembre, altrimenti sarebbe partito il grande progetto, no, della grande concessione petrolifera di Ombrina Mare in Abruzzo. C'era l'urgenza di fermare questo pesante progetto petrolifero. Quindi è stato accolto dalle regioni, 6 quesiti sono stati depositati e questi 6 quesiti sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione, che li ha valutati idonei a proseguire nel percorso referendario. E questi 6 quesiti andavano come dire, minare, tra virgolette, lo sblocca Italia per quanto riguarda le questioni petrolifere ed energetiche relative appunto alle energie fossili e l'articolo 35 del decreto sviluppo del governo Monti. Quindi siamo partiti con 6 quesiti. Ora dirò di che cosa appunto trattavano questi quesiti. Anche per capire appunto quanto monco Esatto. sia rispetto appunto all'apparato Esatto. iniziale. Esatto. 3 di questi quesiti sono stati recepiti poi successivamente dalla legge finanziaria, dalla legge di stabilità, perché l'unico modo per impedire l'avanzamento naturalmente nel percorso era quello di recepire attraverso una legge dello Stato i quesiti stessi. 3 sono stati recepiti, 3 invece no. Dopodiché la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno fermato 2 di questi quesiti e invece su uno è quello sul quale andremo a votare. Però già appunto un successo è stato ottenuto, 3 sono stati recepiti, nel tentativo comunque di bloccare questo referendum, sia chiaro, perché questo referendum ha avuto e continua ad avere vita difficile, molto difficile. 3 di questi quesiti che cosa andavano a dire sostanzialmente? Anche se in modo, diciamo, tecnicamente abbastanza complesso. Uno, non si può più trivellare entro le 12 miglia marine, o meglio, non si possono più, dare nuove concessioni Sì. entro le 12 miglia marine. Riguardavano il principio di strategicità delle opere che riguardano appunto le installazioni petrolifere ed è esattamente l'emendamento che in questi giorni è, diciamo, messo in luce dalla questione del ministro Guidi. Guidi. Esattamente, avevamo messo come dire, il dito nella questione calda. E infine l'accordo Stato-Regioni, per cui lo sblocca Italia toglieva re alle regioni il diritto di poter dire la propria rispetto al tema petrolifero e quindi alle installazioni fatte nei propri territori. Quindi questi sono stati recepiti. Non sono stati recepiti per una questione tecnica, 2 quesiti, uno relativo al piano delle aree che andava a normare dove e come fare le trivellazioni in un territorio come quello italiano e un altro quesito relativo alle concessioni in terra. Quindi è sopravvissuto un quesito. Un quesito su che cosa andremo a votare? Andremo a votare rispetto all'abrogazione della norma che permette alle compagnie petrolifere di estrarre gas e petrolio fino all'esaurimento dei pozzi petroliferi. Quindi di poter rimanere in vita i permessi per tutta la durata di vita utile dei giacimenti. Quindi al di là invece di altre durate che erano state stabilite Che tempo fa. le concessioni sono naturalmente a termine, normalmente 30 anni, alcune risalgono agli anni 70, altre sono più recenti. Per cui prima di questa variazione della legge di stabilità, le concessioni sarebbero terminate secondo la concessione 5, 10, 15 anni, 20 anni.
Quello che noi invece diciamo è che deve essere rispettato questo, che le concessioni devono avere un termine e che il petrolio non può essere estratto dal nostro mare indefinitamente, anche perché questo contravviene tra l'altro alla normativa europea che dice che per il principio della libera concorrenza non è possibile concedere ad un privato la possibilità di estrarre un bene che è un bene comune, un bene pubblico comunque. Ecco, il concetto di nostro mare che definiva poco fa è nostro nel vero senso della parola, perché l'Adriatico non è soltanto dell'Italia ma anche di altri paesi che potrebbero in qualche modo sfruttare una cosa del questo, genere. Questo appunto è quanto ci viene detto spesso nei dibattiti adesso per quanto riguarda il sì e il no, non è più vero perché la Croazia ha decretato la moratoria totale delle trivellazioni nel suo mare. Sì. Quindi questo per quanto riguarda la Croazia e anche per altri paesi prospicienti qui al mare. Ed è così per la maggior parte dei paesi che vogliono andare in una direzione diversa rispetto al futuro. La Germania ha già in programma, ha già un programma che la porterà ad essere completamente dipendente da energie rinnovabili entro il 2050. Questo vogliamo dire con questo referendum, stop al fossile e sì alle energie rinnovabili, alle energie pulite, alle energie che consentono non solo di rispettare l'ambiente, ma rispettano la salute dei cittadini e rispettano gli accordi sul clima presi a Parigi anche dal nostro Presidente del Consiglio. Ci riporta indietro di qualche decina d'anni, ci riporta al tempo del referendum sul nucleare praticamente. Esatto, esatto. Con il nucleare anche lì siamo andati a votare su quesiti, ricorderà, molto tecnici, molto specifici. Sì. Però in realtà gli italiani cosa hanno detto? Hanno detto il no al nucleare per sempre e il nucleare ha avuto uno stop. Questo pensiamo, attenzione, non che da domani dipendiamo dal pannello fotovoltaico che abbiamo sul tetto, non è questo. Si tratta di pianificare una transizione verso le energie rinnovabili che ci permetta di uscire dalla dipendenza dal petrolio. Dipendenza dal petrolio che, appunto, come è stato detto a Parigi, ormai non possiamo più permetterci. Il clima sta subendo delle trasformazioni di anno in anno drammatiche. Questo referendum permetterà di far rispettare anche al Presidente del Consiglio i suoi impegni a Parigi, perché per il 2% andrà nella direzione da lui indicata a Parigi. Non c'è altro in campo per andare verso la riduzione di CO2 nella nostra atmosfera. Quindi votando sì, perché ricordiamo che è un referendum abrogativo e quindi bisogna votare sì per dire no, votando sì si darà questo segnale di cambiamento di una politica energetica che non ha più futuro ed è sostanzialmente a totale vantaggio dei svantaggio dei cittadini italiani, sia nel senso del clima, come abbiamo detto, sia nel senso di un vero sviluppo. Molto ci viene detto, ma perderemo posti di lavoro in un momento così drammatico. Per il lavoro in Italia si perderanno posti di lavoro. Non è così per vari motivi. Uno, perché come abbiamo detto le concessioni rispetteranno i termini che si sapevano e quindi saranno progressivi. Secondo, il comparto petrolifero è già un comparto fortemente in crisi indipendentemente dai rompiscatole dei Notriv e sta già perdendo posti di lavoro perché appunto il petrolio non è più il futuro. Terza cosa, si devono incentivare le energie rinnovabili. Lei pensi che per 1 milione di euro investiti nel fossile producono 500 posti di lavoro. Se investiti in energie rinnovabili ed efficienza energetica arriviamo a 17.000 unità. Quindi un divario che non può essere paragonabili. Possiamo dire sì a tutto, all'ambiente, al lavoro, ad uno sviluppo autentico in senso anche culturale di questo paese, perché la ricchezza del nostro mare non è solamente ciò che si pesca dal mare o quello che vediamo essere il mare, ma c'è un indotto notevole, la pesca, il turismo. Il nostro paese ha delle ricchezze inesauribili in questo senso. Quindi il sì deve essere chiaro che è un sì
politico rispetto alle politiche energetiche, ma anche in un altro senso, che devo dire non so se è inferiore come valenza. Faccio segno che 5 minuti circa alla fine della nostra chiacchierata, sì, okay, anche per aiutarla appunto a accettare i tempi. E per capire appunto se, a proposito di tempi, questi tempi ristretti quanto possono avvantaggiare o svantaggiare da un punto di vista? Allora, c'è un forte invito alla stensione da una parte. Esatto, stavo proprio per introdurre questo argomento. È stato un referendum non voluto e fortemente boicottato, francamente boicottato. Uno, con la non concessione dell'election day, con uno spreco di risorse pubbliche di 360 milioni di euro, una cifra che fa tremare. Diceva un anno di royalties sostanzialmente. Esatto, un anno di royalties del petrolio, praticamente corrisponde a questo. E ultima cosa, che sinceramente lei mi chiedeva prima se ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo ma non ci sorprende, l'invito all'astensione da parte del partito di governo e del Presidente del Consiglio. Questo lo ritengo gravissimo, perché io spero che gli italiani abbiano un sussulto democratico in questo senso. Non si può delegittimare un istituto democratico così importante come quello della democrazia diretta, del referendum, in un momento dove purtroppo la democrazia sta vivendo tempi francamente molto duri. Io credo che al di là del sì o del no, gli italiani devono andare a votare solo per questo motivo. Non possiamo farci portare via il diritto di esprimere la nostra voce da cittadini liberi. E quindi dare questa voce importante. 3 minuti allora per ripetere e ribadire perché votare sì. Perché votare sì? Votare sì, l'ho appena detto. Votare, tout court. Votare perché dobbiamo difendere il nostro diritto al voto. Votiamo sì perché dobbiamo dire stop alle energie fossili per il clima del pianeta e per il nostro futuro da vari punti di vista, come ho spiegato. Bisogna votare sì perché, come vediamo in questi giorni, purtroppo, dai cosiddetti scandali, no, che stanno imperversando nei nostri giornali, il connubio politica e compagnie petrolifere e interessi appunto privati deve finire. Dobbiamo andare verso un sistema che sia democraticamente, anche da un punto di vista energetico, sì, diverso. Quindi questi sono alcuni motivi. I motivi ambientali saranno approfonditi poi e sono molto molto importanti, come l'aspetto dell'investimento sul petrolio, che, come abbiamo detto, diventa veramente difficile da continuare a sostenere. Il fatto che si dipenda da fonti energetiche che per quasi il 3/4 del nostro fabbisogno arrivano dall'estero, questo c'è appunto. Ma esattamente, appunto, siamo dipendenti da energie fossili che, sì, arrivano dall'estero. Attraverso le energie rinnovabili saremo autonomi. Invece, per quanto riguarda ciò che estraiamo dal nostro mare o dal nostro territorio, è pochissimo. Lei pensi che qualora anche estraessimo tutto l'estraibile, arriveremo ad autosostenerci per 7 settimane. Rispetto al petrolio e 6 mesi con il gas, nulla. Quindi non c'è futuro rispetto all'autosostentamento energetico attraverso le energie rinnovabili. Invece possiamo avere un enorme futuro in questo senso. Siamo il paese del sole, abbiamo aria, acqua, abbiamo la natura che ci può aiutare. Certo, bisogna investire ancora in ricerca in questo senso, ma lei pensi, e questo pochi lo sanno, che quando sono state incentivate le energie rinnovabili, cosa che non si fa da anni, perché è stato progressivamente in discesa l'investimento sulle rinnovabili, c'è stato un boom dell'energia solare. Il 40% dell'energia elettrica in Italia oggi deriva da energia solare. Quindi quando si incentiva, il ritorno c'è. Certamente, se non solo si disincentiva, ma si investe in un'altra direzione, non progrediremo mai come i paesi più evoluti in questo senso. Grazie dunque Roberta Radic, grazie per essere stata con noi. Grazie a lei. Buona giornata. Tra poco la seconda parte legata sempre alle ragioni del sì con Luigi Lazzaro, qui a 7 in punto.